Sì, allora, io sono felice in questo video perché oggi andiamo a vedere il tutorial del MAME. Finalmente sono riuscito a farlo funzionare e di conseguenza funzionano anche i giochi. E in questo tutorial vi mostro come ho fatto a farli funzionare. Ovviamente, di sicuro per ogni telefono Android il sistema sarà diverso perché molti altri telefoni Android hanno degli store dove scaricano i file zip o qualsiasi altro file, tipo un'immagine, che so, un PDF, però la cartella si chiamerà sempre download. Quindi per fortuna il sistema non è che cambia assai, forse casomai con poco Samsung, ma non fa niente. Io con il mio Honor ci sono riuscito finalmente a farlo funzionare. Ho aggirato il sistema operativo difensivo dell'Honor e finalmente sono qui per dirvi come si fa. Pur non ci sta sullo schermo del telefono immediatamente, Allora, perché non vedo l'ora. sono qui per dirvi che finalmente sono riuscito a far funzionare il MAME. Adesso vi mostro il sistema per scaricare giochi MAME e giocarci. La prima cosa è andare su Play Store e scaricare l'applicazione MAME for Android. Io già l'ho installata. Ora che ci sta da fare? Io qua già ho un sito per scaricare un gioco, Shinobi. Che faccio? Vado su Download Shinobi. Aspettate. Ok. Guardate qua, questo Direct Download. Download Shinobi 7611. Andate qua, ve lo scarica. Eccolo qua, vede Shinobi scaricato in Chrome. Ora che succede? Io apro il MAME. Qua, voi dovete consentire, non vi preoccupate, non succede niente. Vi comparirà questa scritta in inglese. Non dovete premere sì, perché altrimenti il MAME non vi leggerà il file zip. Voi dovete cliccare no, vi uscirà questa schermata qua. E qua in pratica ti dice dove sta il file. Tu glielo dici e il MAME te lo aprirà automaticamente. Io ovviamente dove può stare sulla cartella download, io faccio download e poi faccio done. Eccolo qua, vedi? Faccio con la lettera P, ok. Non vi preoccupate, voi poi dovete fare, dovete inserire coin. Sì, Rare di player, sì. Start. Mission 1. Bene. Eccolo qua, vedete? Inizia a funzionare. Ci sto giocando. Si abbassa, salta. Funziona normalmente. Questo vale per tutti gli altri giochi MAME. Bene, allora il gameplay finisce qua. Bene. Eccomi qua di nuovo. L'avete visto come si fa? Voi dovete scegliere la cartella download e poi quando compare quella scritta in inglese. Voi dovete fare no e scegliere la cartella su cui si trova il file zip. Ricordatevi che il file zip di ogni singolo gioco per MAME si troverà nella cartella download. Quindi andate tranquilli che lo troverete sempre là. E come avete visto, abbiamo giocato al gioco chiamato Shinobi. Potete scaricare qualsiasi gioco. Il sito ci sta in descrizione, vi lascerò il link di MAME Android. Invece, se dovete cercare un gioco, dovete scrivere il nome del gioco e poi affiancato da ROM Android oppure ROM MAME, è la stessa cosa. Vi comparirà un sito con degli alberi sullo sfondo e dovete cliccare su download per due volte. Il primo download vi indizierà su una pagina dove discorrente troverete una scritta sempre in arancione con scritto download file direct, cioè scarico file direttamente. Beh ragazzi, il video si conclude qua, spero il tutorial vi sia stato utile per chi ci vuole giocare e tornare all'epoca, per chi ci è nato col MAME, sto parlando ovviamente, ci può giocare liberamente adesso con Android. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.